Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 22, che sarà meglio che si comporti bene perché non è più l'unico gioco dedicato a questo sport, perché ultimamente ci stiamo dedicando molto anche al bellissimo, secondo me, F1 Manager 22, che probabilmente tornerà domani. Certo è, ragazzi, che non dobbiamo mollare qui le nostre faccende, i nostri avvicendamenti a M4R Racing. Ecco, avete visto, per chi voleva la carriera con la Ferrari, stiamo facendo la carriera gestionale Ferrari, ma qui c'è la nostra M4R Racing che ci attende, con Schumacher Junior a 39 punti contro i 47 di Hülkenberg poco più avanti. Entrambi cercano di arrivare davanti a Bottas e ad Alonso, che sono sostanzialmente i nostri rivali di stagione, stante che, in quanto dalla Mercedes in su, come vedete, sono 2-2-2, sono troppo forti. Così ci eravamo lasciati, è stato un ripassino anche per me. Aia ragazzi, lo sapete che mi tocca, forse devo ancora fare tutte le libere, mi toccherà partire con la penalità. Sapete dove? Proprio a Spa, in Belgio, la gara appena disputata nella realtà. Un'altra delusione per i ferraristi. Ormai le piste per i tifosi Ferrari sono delusione 1, schifezza 2, puttanata 3, sfiga 4, perché sì, c'è da dire che alle volte c'è anche quella. Oh, DRS, meccanismo di attivazione. Portiamolo su, che mi si spacca tutte le volte. E qua era andato invece in malora questo pezzo, quindi io lo rielaboro e siamo, direi, a posto per la giornata. Andiamo solamente a vedere un po' di attività. Adesso tutto questo è piuttosto semplice rispetto a Formula 1 Manager. Sono routine ormai rodate, ma qui si guida, quindi io, come sempre, vi aspetto in griglia. Grazie per averci raggiunto, il Gran Premio del Belgio è sempre pronto a darci emozioni uniche, come la primissima vittoria della scuderia Jordan nel 1998 o il debutto di Michael Schumacher. Questo circuito è uno dei preferiti dai tifosi e non è certo un segreto. Oggi siamo a Spa-Francorchamps, su un circuito che si sviluppa su circa 7 km e una quantità incredibile di dislivelli. Le curve sono 19, 9 a destra e le restanti 10 a sinistra. È un tracciato fantastico per chi ama l'adrenalina pura, perché la velocità media sul giro supera i 233 km orari. E qui con me Valsecchi, pronto a darci le ultime notizie sulla gara di oggi. Dovremmo parlare dell'Alfa Romeo. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? Beh, l'atmosfera che si respira in quel team è molto positiva per il momento. Il morale di tutti è alto e si divertono. Questi fattori hanno contribuito molto alle prestazioni che abbiamo visto. Allora ragazzi, non è andata malissimo la qualifica, tutta la quarta fila impegnata dalla M4R Racing. Prima Schumacher Junior, poi Hülkenberg, settimo e ottavo. Naturalmente là davanti le due Ferrari, le due Red Bull si vedono palesemente. Poi una grandissima qualifica di Ricciardo, che guardate, è lì davanti alla Mercedes, la fila davanti a noi. Attenzione, perché vorrei essere positivo per come abbiamo sentito la macchina in qualifica, ma c'è sempre quel problemino di un componente piuttosto usurato, tipo al 70%, che forse è un'usura abbastanza grave. Non l'ho voluto ancora sostituire per due motivi, al di là del fatto che mi dispiaceva sprecare, diciamo, partire qui dal fondo, ma perché? Perché sul meteo minacciava la pioggia. In verità adesso è tutto sereno, partiamo con gomma rossa senza problemi, ma anche guardando il cielo potrebbe arrivare. Certo, partendo con la pioggia avrebbe avuto più senso questo discorso, perché i componenti si usurano a quel punto di meno, però vediamo. E soprattutto voglio provare a resistere ancora oggi, perché la prossima gara è Zandvoort in Olanda, una pista che mi sta sui coglioni non tanto per la pista in sé, ma più che altro per l'IA, che ha dei punti dove è imbattibile, quindi a quel punto lì possiamo sacrificare qualche componente nuovo per prendere penalità e farci una gara, diciamo, di recupero per quanto possibile. Questa qui mi dispiaceva davvero, speriamo di non aver fatto
una cazzata. Ecco qui la nostra grigliata mista che riprende forma sulla linea di partenza. Ultime sgommicchiate per Schumacher Junior e compagnia bella. Attenzione, c'è il box della Ferrari lì dietro, poi McLaren, molto molto bene. Parte con la media Hülkenberg. Da questa immagine molto significativa abbiamo potuto vedere questo dettaglio, quindi strategia diversa. Interessante, eh? Attenzione adesso, sui motori allo spegnimento del semaforo, il via del Gran Premio del Belgio con Schumacher che già consapevole di partire con un deficit prestazionale dovuto a un componente tanto usurato, ma impiegato lo stesso per non prendere penalità oggi, e non sembrava proprio l'occasione migliore per scontarla, già che pur con la macchina un po' malconcia così, la M4 Racing si è comportata bene. Hülkenberg con la media ci tampina subito, ma deve fare il bravo. Schumacher Junior fa il possibile per rimanere qui. Attenzione Hamilton con il traffico. Qua un sorpasso Schumacher, ma sarebbe stato glorioso e semi impossibile. Guarda qua che traffici. Che traffici, dobbiamo approfittare di queste cose perché poi sulla vera forza di spaccio è il motore. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Noi siamo con quell'usura lì concentrato. Belli penalizzati, quindi se troviamo delle chance. Guarda qua, ma è incredibile però, la scia. Cerca un varco Schumacher per la bus stop forse. Attenzione, ha rischiato il contatto con l'ala anteriore lì. Okay, sarebbe stato un problemone. L'usura dell'unità a combustione interna. Ovviamente. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Non lo so se la comincerò a vedere perché ci siamo già partiti, però. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Finché abbiamo la scia. Gomme medie. Forse non ce ne rendiamo manco conto. Dovremmo sperare di non girare mai da soli. Intanto qua Schumacher si fida dello Rouge in pieno con l'ERS tutto sul deploy per passare Lewis Hamilton. Avete visto, appena ho spento la batteria, quanto è ritornato Hamilton. E allora teniamocela, è un alleato. Gran sorpasso comunque. Ancora ruota ruota, wow. E va di forza, di potenza. Un po' meno frizzante Hülkenberg in queste prime fasi con la gomma media. Sta facendo il suo, ma può essere pericoloso alla fine, quindi va bene Schumacher ad approfittarne adesso di tutte le armi che ha, perché poi l'usura aumenta, i rischi aumentano, la gomma peggiora. Giusto andare un po' all'avventura ora, in queste primissime fasi. Dove ancora un mezzo consenso della vettura, diciamo, ce lo possiamo avere. Da questo giro, sul rettilineo lungo, direi che già ci sarà DRS, non sul traguardo. Ragazzi, comunque Spa non cambia mai. Per esempio qua, su questo allungo qui, l'IA non è mai troppo veloce, vedete? Hamilton ha perso un po', poi nell'ultima chicane si rifà un sacco sotto. Intanto qua Ricciardo Perez sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone di RS se sei a meno di un sono secondo in bagarre. Mi sa che ce l'abbiamo il DRS di Perez. Gli facciamo un Rouge con l'ERS su dal salitone. Occhio ai cordoli perché se rimaniamo pure sotto scocca non siamo proprio furbissimi. Perez su Ricciardo, Ricciardo che non ha DRS, quindi passa facile la Red Bull. E attenzione, prova a rispondere Ricciardo, ma si va a complicare la vita al punto tale che Schumacher gli arriva subito sotto senza perderci proprio un attimo.
Ora però sono al contrario, McLaren sul dritto è veloce, DRS ce l'avrà lui. Hamilton è qua attaccato anche lui. Vediamo, fino ad adesso le cose girano, ma la nostra macchina potrebbe esplodere da un momento all'altro. Preghiamo che non succeda e preghiamo anche che alla fine la pioggia non si presenti, perché mi viene in mente che Hülkenberg con la media tarderebbe poi la sosta andando direttamente su intermedia. Noi ne dovremmo fare una in più, noi e chiunque abbia la rossa. Attenzione, Perez prova ad andare subito via da Ricciardo per andare in DRS, ma mi sa che non ci riesce. Ricciardo va piano però, eh. Ah, che ha avuto un problemino o è solo sempre il solito loro problema? Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. Ok. Beh, è un tempo ancora fattibile, 10-15 minuti, forse da non prenderla. Ora puoi rientrare ai box. Ah già. Siamo già al quarto giro, incredibile, vola questa pista. Si fanno pochi giri perché sono tantissimi chilometri. Ricciardo ha DRS anche lui, quindi sarà difficile arrivare a prenderlo. Ma tanto noi abbiamo la sosta programmata. Potrei anche allungarla di uno perché Hülkenberg ha le medie. Non si fermerà mai al prossimo proprio. Magari un opposite to Ricciardo potrebbe essere da considerare. Ma anche Hamilton. Siamo tutti su stessa strategia qua. In questa lotta niente meno che per la quinta. Qua sono sicuro che ci avviciniamo a Ricciardo. E ancora un secondo, no, forse è andato appena sopra da Perez. Vediamo che fa Ricciardo. Continua, mi fermo. Si è fermato anche Hamilton. Vediamo lo scontro, l'uscita, rimaniamo avanti. Più veloce di quanto previsto. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Rimaniamo davanti a Hamilton. Un po' di traffico qua, ma credo che si toglierà nel giro di poco perché hanno la rossa. Deve essere un giro abbastanza spinto questo, perché sicuro si fermerà anche Ricciardo. Quindi facciamo il possibile, anche se la gomma va scaldata, senza rischiare di inguaiarla. Essere fluido Numacher Junior per metterla bene in temperatura ma senza perdere troppo tempo. C'è ancora quel minimo rischio di prendere la pioggia e doversi rifermare, speriamo di no, ma anche se non fosse, si arriva entro fine gara e non c'è bisogno dell'intermedia. Comunque poi chi è partito con la media di Hülkenberg è avvantaggiato, perché la rossa sul lumidicio va un po' meglio, no? Essendo più calda tendenzialmente. E soprattutto grande preghiera per i componenti del motore. Abbiamo raggiunto la metà gara, ma c'è ancora una montagna da scalare per la nostra vettura oggi. Via ragazzi, vi prego, bravi. DRS però per noi. Oh, Ricciardo sta uscendo ora, lo passiamo. Eccolo qua, è al nostro fianco. Scavalcato Ricciardo anche da Hamilton. Oggi la sosta un giro prima dell'avversario ha funzionato, eh? Bisogna
valutare le cose di volta in volta, a quanto pare. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme nere. Perez è un ciao ciao. Ora attenzione, perché dietro, ovviamente, immagino che sarà una battaglia fino a fine gara. Abbiamo passati ora, ma sono attaccati. E vogliosi. Attenzione però, perché Perez ha traffico. Questo non l'avevo calcolato. Lo passa forse lì? Un sorpasso pericoloso, ma ce la fa. Ce la fa Sergio. Perde qualcosa, ma non più di tanto. Un mezzo secondino. Ma adesso si rimetterà a volare. E noi lo possiamo anche salutare. Però potenzialmente quindi ci stiamo giocando la quinta. Che è tanta roba. Ammesso sempre tutto quello che abbiamo detto sul fatto che la nostra vettura non deve esplodere. Attenzione Zo, è su media, si potrebbe fermare ora, così come no, vediamo lo faccia. Vabbè che sennò abbiamo un bel DRS sul dritto. Non lo fa Guanio, e allora ci traina un po' prima, soprattutto dopo. Nel frattempo ci sono le ultime soste di rossa qua, mi sa. Norris era partito con gomma rossa, cosa ci fa adesso? Abbastanza tardiva la sua sosta. Però è lì. Ma dov'era Norris? Approfittiamo di Guanio. Sarebbe bellissimo se lo passassi solo io. Ma non ce la faccio in tempo, vero? Ha una media usata e funziona ancora gran bene. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Questo è in panina ora, Speriamo non troppo, però, perché già abbiamo Hamilton e Ricciardo nel groppone. Il problema è che non è che... Da dove lo passo qua? Impossibile. Il radar suggerisce che le condizioni meteorologiche ci saranno sfavorevoli tra circa 5 minuti. Fai attenzione. 5 minuti? Proprio a fine gara. Ragazzi, qua bisogna fare un sorpasso. Si ferma ora Hulkenberg. Ai box. Oh, Guanio! Secondo me si ferma pure lui, andiamo. Guarda che pezzo di merda. Distacco dall'auto davanti. Sta uscendo Hulkenberg. 0 secondi. Ovviamente perso una vita con Zo. Hamilton ripassa, siamo sesti. McLaren non scherzano niente con questa media, mi pare. Hamilton però non viene su velocissimo da qua. Potrebbe esserci il controsorpasso. Ehi, ehi. This guy can only start. Come ha detto Alonso. Esagerato. Stile Alonso. Bravo Numacher, che comunque è ancora lì. È ancora lì in quinta. Mi serve la batteria. Non la devo sprecare assolutamente. Ruota, ruota di nuovo. Lo accompagna fuori. Wow, che boato il pubblico. Da brividi. Da brividi. E si riprende la posizione in faccia. Mamma mia, questi due. Ho vietato sbagliare, abbiamo una buona possibilità di allungo. Hamilton. Provare qualcosa alla chicane forse? No, dai, impossibile. Non sbagliamo però. Va dentro preciso Numacher.
Sono tre giri indemoniati questi, lui lo sa. Hamilton è indemoniato. Più delle McLaren, quanto paura mi fa sta cosa rossa. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Raga, ho pensato che si infilasse, vi dico la verità, questi a volte fanno dei tuffi pericolosi. E ho allargato un po' la traiettoria. Ha preso un culo Hamilton, perché quando invece ripassa ci salviamo? Ci salviamo. Meno male che abbiamo anche altre lotte alle nostre spalle. È un gruppo super compatto che fa tutto quanto affidamento su di noi, però, perché senza DRS lì poi siamo i più lenti e diventa tutto molto compatto. Però ai fini della nostra classifica, ragazzi, se finisse così, e probabilmente non ci finirà così, però sarebbe fantastico, perché Hülkenberg non è a punti, Alonso e Bottas pure loro in difficoltà. Sarebbe una chiave di volta molto interessante. Ma ci sono ancora due giri di sofferenza. Però abbiamo un po' di batteria. Scia potentissima di Hamilton. Fuori bene qua Schumacher, occhio però adesso. È qua il problema. Ho conservato più batteria possibile in tutto il giro, mai usata, perché ora questa batteria ci deve consentire difenderci dal DRS di Hamilton. Buono, buono, contro una batteria carica non è così potente. Sappiamo invece cosa succede di solito senza batteria. Siamo dei polletti spennati. Grande lavoro comunque per Numac, ragazzi, e sarà almeno 75% di usura adesso il motore, dopo aver finito sostanzialmente sta gara. Questo è un grande piazzamento per ora. Non vorrei perdere più di una posizione, però qua si rischia di perdere 3-4. Per altri due giri il distacco dalla vettura davanti è 6,7 secondi. Tengo ancora la batteria qui, sarei tentato di usarla perché Hamilton prende tantissima scia, ma me la voglio tenere per dove lui è potentissimo con il DRS. Qua resistiamo, tanto sono anche delle curve nel mezzo, non è certo facile, abbiamo visto noi con Joe la difficoltà lì di fare un sorpasso. Ultimo giro. Ovviamente Hamilton prova una carta qua, subito. Mica ce l'ho io adesso il DRS. Lewis? Sicuro? Sì, ce l'ho io! Non da Hamilton questa mossa! Incredibile, Schumacher! Questa non me l'aspettavo. Diciamo che lui aveva preparato un incrocio alla prima curva, mi aveva fatto tanta paura, ma non si aspettava che io prendessi così tanta paura da subirlo subito là, evidentemente. E poi il DRS è toccato a noi. Spettacolo, però è vicinissimo. Cazzarola.
È incollato. Sarà in mega full power, guardate gli altri. Gli altri sono svaniti. La spingo tutta qua la batteria. Mamma mia, Hamilton, come ha spinto all'ultimo giro, che paura. Che paura, ma non ce n'è più. Non c'è l'altro rettilineo da cui difendersi. E Schumacher, stoico, miracoloso, fa quinto. Mamma mia, ragazzi. Okay, prendi la gomma e portala a casa. Mamma mia, ragazzi, meno male che abbiamo gestito bene la batteria oggi. È stato fondamentale, col motore ridotto così e le velocità qui a Spa. Mamma mia. Vince Max Verstappen, quindi attenzione al mondiale, recupera ancora qualcosina Max sulle Ferrari, vediamo quanto. Parliamo degli sforzi della M4R. Tra l'altro, ragazzi, mi sa che Hülkenberg non ha fatto punti, l'abbiamo preso? No, quanti punti fa il quinto? 10. Wow, ragazzi, oggi siamo stati veramente eccezionali, un po' fortunati anche nel non farci esplodere la macchina, però è stata azzeccata la scelta di non voler cambiare subito il componente e farlo alla prossima, perché oggi me la sentivo. Dalla qualifica ho capito che avevamo delle buone chance, qui a Spa in effetti si riesce sempre a lavorare benino. Fuori dai punti Hülkenberg e Bottas, un solo punto per Alonso, questo per la nostra classifica. E oro colato, perché Schumacher, incredibilmente, attenzione ragazzi, colpo di coda clamoroso. La pausina ci ha fatto bene, perché ora tra tante cose era un po' in effetti che non guidavo. Abbiamo staccato di due punti sia Bottas sia Hülkenberg, e Alonso ha fatto solo un punto, sale di uno, bene così, bene così. Alla fine Schumacher si mette lì in competizione con il compagno di squadra, purtroppo non avendo piovuto, diciamo così, la strategia di Hülkenberg di partire con la media, e chiunque altro l'abbia fatta, non ha pagato, perché è partito subito dietro di noi. Noi siamo andati stramè sui costruttori. Ora sì che doppiamo l'Alfa Romeo, e vabbè, la Ferrari grande vantaggio, anche Leclerc grande vantaggio, 20 punti su Sainz, qualcosina recupera Verstappen che ha vinto, ma niente di che. Io, signori, vi saluto, perché oggi sono veramente soddisfatto e ancora più voglioso di mettere invece nuove carte sulla scrivania di Gigino per F1 Manager, che arriverà domani. Lì stiamo facendo tutt'altro tipo di carriera. Bene, se entrambe ci gustano. Ciao!